Assessore Sclocco, la scuola cambia, ci si adegua a quello che richiede il mercato del lavoro, qual è la realtà degli ITS in Abruzzo? È una realtà complessa, è una realtà che ormai ha superato la fase di start-up, è una realtà ormai concreta e presente. Noi in Abruzzo abbiamo ben quattro ITS, abbiamo l'ITS della meccatronica a Lanciano, l'ITS della moda a Pescara, l'agroalimentare del Teramano e l'ITS dell'energia nell'Aquilano. Gli ITS sono, diciamo, il futuro, coniugano istruzione, formazione e lavoro. È una formazione molto specializzata che si rivolge ai ragazzi giovani ma anche non più giovani, ed è davvero le cui lezioni, come dire, i cui 3 anni di corso sono il risultato anche di una ricerca dei fabbisogni sul mondo lavorativo. Diciamo, i ragazzi che escono poi da questa formazione triennale, di fatto la maggior parte viene subito inserita nel mondo lavorativo, proprio perché l'ITS è fortemente agganciata con il sistema produttivo abruzzese. Il futuro, diciamo, il passo successivo che faremo sarà la costituzione dei poli, che sarà di fatto la costituzione di una filiera più grande, diciamo, tra sistema produttivo, la formazione e l'istruzione, che ancora di più rafforzerà gli ITS stessi. Con il dottor Orecchioni, direttore del ITS di Lanciano, ecco, parliamo della realtà frentana, che è orientata veramente al mondo dell'automotive. Certo, possiamo contare su un bacino produttivo di grande importanza, tra quelli più importanti d'Italia in questo campo specifico. Abbiamo dei numeri molto interessanti, perché siamo stati valutati come esperienza di eccellenza nazionale, di riferimento. I nostri dati occupazionali sono altissimi, superiamo di gran lunga anche le migliori medie nazionali, ormai ci attestiamo oltre il 90% di occupati a un anno dal diploma. Stiamo realizzando, penso, anche un modello molto interessante dal punto di vista didattico, perché facciamo una scuola che è gestita insieme dal mondo della scuola, dell'università e delle aziende. Il 50% delle ore di lezione vengono fatte direttamente dalle aziende e gran parte del percorso formativo di 2 anni viene svolto come stage aziendale, con la tesina finale che altro non è che il risultato di un project work realizzato in azienda. Ecco, nel caso vostro cosa significa, cosa si intende per tecnici superiori, quali competenze? Le competenze le andiamo a declinare anno per anno sulla base dei fabbisogni delle aziende che sono parte costitutiva della fondazione ITS che io dirigo. Per cui siamo al 5º anno, non abbiamo mai formato la stessa figura, perché quando andiamo nelle specializzazioni si tratta ogni volta di andare a ridefinire quelle che sono le competenze necessarie, diciamo, al fabbisogno delle aziende previsto nei prossimi 2 anni. I mestieri cambiano e anche il settore dell'automotive, che è un settore dove la competitività mondiale è molto forte, ha bisogno di specializzazioni sempre più raffinate, per cui, diciamo, noi parliamo di meccanica ma in realtà il profilo è meccatronico, con una forte presenza anche di competenze nel campo dell'elettronica, che possono arrivare perfino, non so, alla gestione del magazzino per ottimizzare diciamo così, l'uso dei mezzi, delle merci, la gestione. Sono cose che anche i nostri ragazzi sono riusciti a sviluppare in maniera molto positiva. In qualche stage abbiamo avuto dei ragazzi che con 6 mesi di attività in azienda riuscivano a far risparmiare anche 500.000 euro nella gestione di un magazzino.